realtà più cosa ne pensa Davide e un cosa ne pensa un po' Andrea, l'Andrea imprenditore, l'Andrea visionario, l'Andrea che da poco ha deciso di inaugurare una rivista che tra i tre temi principali è proprio quello dell'inclusione. Assolutamente sì. Cosa ne penso? Sto cercando di interpretare a modo mio l'inclusione, quindi un linguaggio più aperto, una maggiore condivisione a favore di tutti, tutte le persone che mi stanno vicino, quindi amici, lavoratori e ragazzi e persone che cerchiamo con la nostra fondazione di aiutare. La rivista vuole essere uno strumento totalmente indipendente, infatti ho fatto voto di non interferire assolutamente sulle linee editoriali di questa rivista, proprio perché parliamo di linguaggio e questo linguaggio deve essere libero, quindi per me inclusione è libertà, libertà di poter essere quello che si è, poter vivere la propria vita senza essere giudicati, cercando di chi può farlo di mettere gli altri nella condizione di essere dignitosamente occupare il proprio spazio e poi potrei andare avanti per ora. Credo che hai toccato, utilizzando delle parole fondamentali, l'ultima, quella dignitosamente, credo che lavorare proprio su il corretto utilizzo anche delle parole renda molto più dignitoso lo stare al mondo di molte persone che spesso magari si ritrovano semplicemente un po' stereotipizzate da linguaggi non corretti. Questo tour, questa rubrica, non ha la pretesa di insegnare niente a nessuno, anche perché parlare di inclusione in una maniera quasi aulica, da docenza, lo si fa, e lo si fa sicuramente in altri contesti con dei professionisti del settore, anche perché ci sono università che stanno anche facendo delle ricerche proprio su questo tema. Però quello che noi vorremmo fare con questo tour è quello un po' di incuriosire le persone, perché pensiamo che se le persone fossero incuriosite nell'andare a ricercare quello che potrebbe essere un po' più corretto da utilizzare, allora potrebbero anche interessarsi molto di più nel capire come potrebbe sentirsi l'altro nel momento in cui noi utilizziamo magari una parola non corretta per apostrofarlo, anche a fin di bene, perché non sempre poi il linguaggio sbagliato deve essere inteso come ti sto facendo un torto in una maniera denigratoria. Spesso magari uno ha il fine migliore di questa terra, però poi la resa che ha verso l'altra persona non è sempre corretta. Quindi in queste 10 tappe noi andremo ad argomentare dei temi molto particolari, ad esempio il concetto del sei un eroe, sei una persona speciale, oppure ma sei un down, ripeti sempre le stesse parole, sei un autistico. Però poi in realtà dietro questi modi di dire, che fanno anche parte un po' del nostro quotidiano, si possono nascondere delle reazioni. Nel momento in cui noi andiamo a metterci un po' anche dall'altra parte e andare a capire queste reazioni, potremmo iniziare ad approcciarci e a pensarle in una maniera un po' differente. Io ti faccio una domanda. Sì. Quanto è importante includere bene le persone all'interno del gruppo Ecoridania, che io sto imparando fortunatamente a conoscere, e tu da sempre, giustamente hai detto, la nostra grande forza è quella di acquisire delle realtà. Nel momento in cui si acquisisce un qualcuno, per farlo rendere al meglio, per farlo prestazionare bene, c'è un segreto? Allora, il segreto è, vado un pochettino indietro, perché hai detto tutta una serie di cose che io condivido, sì, molto provocatorie. Allora, l'inclusione, come ho detto prima, è star bene,
è star bene e far star bene. Io ho 60 anni, a 20 anni le persone non abili mi facevano paura, perché non le capivo, perché ero distratto, avevo tante altre cose a cui pensare, dovevo ancora creare la mia identità, quindi probabilmente anche io non ero abile. A 40 anni ho assunto quell'atteggiamento tipico, sbagliato, probabilmente anche figlio del periodo, no? Perché stiamo parlando degli anni 90. E oggi a 60 anni ho capito, finalmente, ho messo 60 anni, che l'essere diverso è un plus, non è un minus. Quindi siamo noi che dobbiamo imparare a capire il loro linguaggio, il linguaggio di queste persone speciali, che io ritengo veramente superiori, perché fanno una vita molto più difficile di quella che facciamo noi, e l'unica cosa che chiedono è dignità, è essere considerati persone normali. Mentre nelle mie vite precedenti, e probabilmente nella vita precedente di tante persone, è un fenomeno di cultura, no? di crescita emozionale, li abbiamo sempre trattati come soggetti diversi, che quindi andavano nella migliore delle ipotesi aiutati, quindi con quell'atteggiamento pietoso, che credo che sia la cosa che a loro dispiace e dia più fastidio in assoluto. Hanno bisogno di aiuto fisico, lessico, ma bisogna darglielo come a una persona qualsiasi. E quindi credo che il segreto di tutto sia vivere queste persone come io vivo nella mia vita, l'inclusione che viene da aggregazione industriale, quindi comprando società che vengono da territori completamente diversi. Io dico spesso che il lavoro più difficile che faccio è quello di far dialogare tutti i dialetti che ho all'interno della mia azienda. Io parlo dal leccese stretto all'alto atesino. Perché? Perché mi sono dotato di persone che ho incluso, quindi ho fatto diventare parte del mio mondo, che hanno quella peculiarità, ma non sono diversi da noi, parlano semplicemente un dialetto diverso, però abbiamo tutti gli stessi obiettivi, le stesse soddisfazioni, e quindi il percorso che ho fatto dal punto di vista lavorativo in maniera totalmente, come posso dire, spontanea, mi ha portato a fare quello che dovremmo fare nella vita sociale, ed è il motivo per cui ho sposato il progetto degli Insuperabili, ho voluto creare questa rivista che deve parlare di questi argomenti, che non sono solo inclusione, punto, sono anche welfare. Welfare secondo me è uno strumento straordinario di inclusione, perché la diversità non è semplicemente fisica o mentale, è anche economica. Assolutamente. Se delle persone vivono in una comunità dove c'è una grande disparità economica, si crea una differenza. Quello che ho cercato di fare nel mio piccolo è elidere queste differenze, quindi far avvicinare sempre di più le persone, fargli condividere degli obiettivi comuni, quindi dei sistemi premiali, dei sistemi di obiettivi da raggiungere societari che devono premiare tutti o punire tutti allo stesso modo, e la dignità, che è il famoso concetto, forse un po' retorico, però io ho cercato di applicarlo e lo sto applicando, del minimo salariale. Quindi il minimo salariale, secondo me, è quello che prima tu dicevi, il linguaggio. Cioè il linguaggio, ed è lo strumento per riuscire ad avvicinare le persone e a farle sentire tutte dignitosamente incluse. Hai toccato tra l'altro diversi punti che andremo a trattare durante questo tour, quindi questo sottolinea quanto abbiamo assolutamente azzeccato nel cercare di coinvolgerti in questa prima tappa, che serve soprattutto per andare a spiegare quello che succederà poi, che succederà poi più avanti. Quando cambio un attimo discorso, okay, per alleggerire il tema. So che sei un grande appassionato di calcio, fede, sì, calcistica. Genoa. Quest'anno come sta andando? Bah, Genoa è un altro fenomeno di inclusione, di dialogo, di passione. Come sta andando? Siamo in Serie B, quindi è un anno perso, però sta andando abbastanza bene, e speriamo di risalire in Serie A alla fine di questo campionato. Però
però anche lì si sta dimostrando che con i coinvolgimenti giusti, con le giuste motivazioni, anche il tifoso reagisce in maniera sana, quindi record assoluti di presenza allo stadio da decenni. Perché? Perché c'è qualcuno che sta comunicando bene e ci si sente tutti parte di questo progetto. La comunicazione è sempre alla base di tutto quello che, di tutto quello che si fa, si comunica. È fondamentale, Davide, è fondamentale maniere. Ed è la cosa che credo, a parte a pochi negli ultimi decenni, è stata veramente molto trascurata. Si è pensato tanto ad altre cose, ma poco alla comunicazione, e in modo particolare alla comunicazione prossima, quella più vicina. Ci siamo preoccupati di comunicare alle masse, comunicare a livello internazionale, la globalizzazione, si è perso un po' di vista la prossimità, quindi tutto quello che ci sta vicino. La gentilezza è una caratteristica che ti accomuna? Quanta importanza dai? Non si nasce gentili, lo si diventa. Una delle cose, a me riconoscono due doti. Una, della quale sono molto orgoglioso, è la coerenza. Quindi mi si riconosce molta coerenza, di avere una parola, avere un approccio, è quello, e lo porto fino in fondo, perché sono convinto che quello che faccio sia giusto, anche perché, come dico spesso, il mio miglior compagno è la paura. Quindi io, prima di prendere una decisione, ci penso tante di quelle volte che difficilmente sbaglio. La gentilezza è una cosa che hai dentro, ma che te la insegna la vita e te la insegna fondamentalmente la famiglia. Quindi io credo di essere una persona molto, molto dolce, molto affettuosa, ma perché la mia famiglia mi ha insegnato questi valori e mi viene riconosciuta ancora ad oggi. È una delle cose più belle che ottengo, perché con chiunque parlo, in modo particolare con chi dal punto di vista dello Stato mi vede una persona importante, mi dicono tutti che li faccio sentire a loro agio, perché mi metto a volte, spesso sotto il loro livello, quindi che non esiste questo livello, se no non varrebbe nulla quello che ho detto prima. Io ci credo, quindi per me l'importante sono le persone, e se una persona fa bene, se una persona è educata, se una persona si comporta bene, va trattata come persona. Quindi torniamo al discorso dell'inclusione. Penso che la cosa più brutta del mondo sia, nel mondo dell'ospitalità, trattare chi in quel momento sta lavorando come un oggetto. Io non l'ho mai fatto, né quando non ero nessuno, né adesso, e queste persone me lo riconoscono, cioè mi dicono grazie, perché è uno dei pochi che quando arriva dal buongiorno, quando se ne va, ringrazia, saluta. Però sono cose che mi hanno insegnati i miei genitori e me li tengo belli stretti. È un valore, credo, fondamentale. Io ti ho fatto questa domanda perché in un'ottica di relazione, quindi di linguaggio, credo che un linguaggio gentile, un'apertura verso l'altro, possa mettere veramente l'altra persona sempre di più a suo agio e innescare dalla gentilezza un inizio di rapporto di fiducia. La fiducia è un qualcosa di fondamentale anche per aprire a le proprie difficoltà. Quindi sì, noi spesso magari tendiamo a non aprirci verso l'altro, a comunicare poco, perché magari possiamo avere paura un po' della reazione dell'altro. Sì, Davide, sai, questo è molto soggettivo. Io adesso, per esempio, stiamo facendo queste cose insieme e mi sto trattenendo, no? Sto cercando di mettere bene in fila congiuntivo e sostantivo, non dire parolacce. Però io, quello vero, sono un po' diverso, sono molto più esplosivo, sono molto più, non posso dire, sei più impulsivo, nel senso roboante. Questo però non vuol dire non essere gentili, cioè io ho un modo di esprimersi molto forte, so di soffrire di incontinenza verbale e quindi non riesco a stare zitto con chiunque sia, ma probabilmente questa totale trasparenza, che poi alla fine diventa gentilezza, diventa rispetto nei confronti della persona che hai davanti, perché se gli dici sempre tutto quello che pensi,
o tutto quello che credi sia giusto, la persona che hai di fronte lo capisce e quindi sa che ti stai esponendo nei suoi confronti. Quindi questo è un gesto di gentilezza. Io mi metto, ma infatti io credo che mi metto nudo davanti al mio interlocutore e sono pronto a qualsiasi cosa. La gentilezza non è solo nel come uno pone un qualcosa, ma perché è il discorso che facciamo prima. A 40 anni le persone disabili mi facevano come per pena, tenerezza. Oggi no, oggi io hanno un talento che dobbiamo riuscire, ecco, bravo, a far emergere. Io mi sento nella condizione di inferiorità nei loro confronti, no? Sono io che devo imparare, non sono loro che devono imparare. Quello secondo me è un approccio, ma qua mi permetto, ma proprio da un punto di vista più personale, che magari non sempre posso reputare corretto, perché credo che la disabilità sia una condizione di una determinata persona. Questo cosa vuol dire? Che tendenzialmente non bisogna cercare di guardare solo quel lato della persona, che magari poi guardando solo quello allora ti fa quasi sentire, in questo caso un po' in soggio, sono quasi loro che devono insegnarmi un qualcosa perché vivo in una condizione un po' più di difficoltà. Però andando a sottolineare questo aspetto diventa quasi un po' più complicato riuscire in quell'ottica di inclusione, perché per riuscire ad includere realmente una persona con disabilità non possiamo andare ad enfatizzare quello che magari è un atteggiamento quotidiano che agli occhi di una persona normale potrebbe essere veramente elevato. Però poi in realtà noi dobbiamo riuscire un po' a normalizzare tutta quanta questa condizione. Credo che il grosso salto culturale che dobbiamo riuscire a fare, ma ci vorranno decenni. Mi hai tolto le parole di bocca. Per fare questo step sia proprio quello. Credo, ecco, che tutte le persone abbiano dei talenti che devono riuscire ad emergere. E io ho imparato in questi anni a riuscire a guardare l'altro senza iniziare ad avere un giudizio prima ancora di conoscere realmente quello che può fare. Mi hai tolto le parole di bocca, dicevo. È un fenomeno di cultura. La cultura è un orto che si coltiva nel tempo, cioè, il terreno è sicuramente buono. Io frequento molti giovani, i nuovi giovani, i miei figli, quindi dai 15 ai 25 anni, hanno già naturalmente un approccio diverso, perché comunque hanno un set di informazioni, hanno una cultura di base, hanno una ormai abitudine a frequentare e a vivere queste persone speciali, diversamente da come le abbiamo vissute noi. Quindi penso che se noi ci impegneremo a non creare nuove barriere, fra un 10, 15, 20 anni si faranno grandi passi avanti, e quindi questo fenomeno, questa differenza e quindi l'inclusione potrà essere veramente realizzata. Io credo che non poteva esserci veramente chiusura migliore del nostro viaggio. Io ti ringrazio per avermi tenuto compagnia, anche perché io non sono un presentatore, un conduttore, non amo neanche particolarmente guidare. Abbiamo scelto di far fare a me questo tour non in qualità di presidente o direttore della fondazione, ma perché tutto quello che cerchiamo di fare lo vogliamo fare per insegnare un qualcosa ai nostri atleti, ai nostri ragazzi. Io in questa mezz'oretta sono sicuramente non stato in una zona di comfort, anzi in una zona molto molto di difficoltà, ma credo che l'uscire dalle proprie zone di comfort possa semplicemente aiutare a far crescere le persone. Quindi ti ringrazio perché mi hai comunque aiutato a
rendere più sereno e tranquilla questa mezz'ora. E quello che vogliamo proprio lasciare ai ragazzi è: spingiamoci un po' oltre. Cerchiamo sempre di andare veramente al di fuori di quelle che possono essere le nostre più zone sicure, perché in un porto sicuro qua è facile, è molto facile. Invece quando si esce, si va un po' più in là, allora poi si ottengono i risultati. Questo tour vuole un po' essere proprio anche questo. Anche per me è stata una bella chiacchierata, grazie. Stando vicino a te, come al solito, imparo cose nuove, perché in questa materia ho solo da imparare, e sicuramente l'impegno sarà quello di alzare ogni giorno un pochettino l'asticella per avvicinarsi sempre di più a queste persone meravigliose che hanno veramente bisogno di essere trattate come meritano, e che spesso non avviene. Grazie Davide. Ci impegniamo. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Ciao Davide.